Sono Antonello Mameli, sono il presidente dell'Associazione Folclorica Monserrato ABS. Scopo di questo intervento è far conoscere l'attività dell'Associazione dal 2016 al 2019, prima che la pandemia del 2020 bloccasse la partecipazione della nostra comunità ad ogni tipo di manifestazione laica e religiosa. Indossare un abito tradizionale vuol dire avere la consapevolezza delle proprie radici. Nel 2020, per questo motivo, abbiamo anche adeguato l'intestazione della nostra associazione, da folcloristica a folclorica. Perché? Perché riteniamo che questa modifica lessicale sia un segnale di coerenza rispetto ai nostri obiettivi di salvaguardia della verità storica e culturale della nostra comunità. Rispettare la tradizione, infatti, non consiste nell'indossare un capo di abbigliamento della nonna per sfilare magari a Sant'Efisio, a San Lorenzo, piuttosto che il Redentore o la Cavalcata. Consiste nel capire che l'intero patrimonio materiale e immateriale di ogni comunità è l'espressione della cultura popolare, ciascuna rappresentata attraverso le sue specificità, come l'abbigliamento tradizionale, che ha proprie forge, tessuti, decorazioni, musica e poesia, canti e balli. Lo studio dell'abbigliamento è un elemento fondamentale per legare la vita e le tradizioni delle comunità dal passato alla modernità. Non è documentata dalla metà del Settecento una produzione ex novo dell'abbigliamento tradizionale sardo, ma vi è l'acquisizione e l'adattamento progressivo alle foge dell'abito nobiliare. Si ha così che dal gilè ha origine Svossu, dai pantaloni Scrazzonis, dai calzoni a ringrade le Ragas, dall'abbigliamento militare del XVII secolo alle ghette d'orbace e su colletto, il corsetto femminile con i busti seicenteschi e l'uso delle imbottiture. Dunque, l'esaltazione delle differenze vestimentali e l'espressione dell'identità storica della comunità, della loro specificità socio-economica e culturale. Anche la nostra comunità manifesta tuttora questo legame con la sua storia sociale ed economica, tanto da identificarsi come Paulesos, nonostante le modifiche del toponimo originario Pauli, Pauli Pirri, Pauli Monserrato e oggi Monserrato, città che dal 1888 riassume nominalmente l'intera storia della comunità. L'Associazione Folclorica Monserrato si pone l'obiettivo di vitalizzare la tradizione, trasmetterne i valori culturali di cui è portatrice ed è impegnata a difenderne la verità storica, impiegando il proprio prezioso patrimonio, tra cui emerge la preziosa gonna di broccato verde di seta e fili d'oro, conosciuta come Subordalino di Monserrato. L'assenza di chiarezza nelle motivazioni culturali a supporto di ogni iniziativa in ambito folk spinge l'uomo a vestire per imitazione, diciamo anche per vanità o per lucro, trasformando il folklore in folclorismo. Ecco, l'associazione protegge e cura quanto in suo possesso, ma anche acquista pezzi storici ed opera grazie alle soci e ai soci tramite accordi con altre associazioni di prestigio, nella ricostruzione filologica di parti dell'abbigliamento tradizionale. Ci auspichiamo che i giovani si interessino alla storia locale e diventino difensori della loro originaria cultura popolare. La documentazione che noi abbiamo allegato e che è a vostra disposizione è rivolta soprattutto a loro, ai giovani.